Buongiorno a tutti. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che mediante resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sul web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5,5 del regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del direttore dell'Agenzia delle Entrate, avvocato Ernesto Maria Ruffini, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. Faccio presente che l'avvocato Ruffini, accompagnato dal dottor Sergio Cristallo, direttore centrale coordinamento normativo dell'Agenzia delle Entrate, e dal dottor Luigi Favè, direttore dell'area riscossione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nell'introdurre l'audizione odierna, sottolineo che la presenza dell'avvocato Ruffini permetterà alla Commissione di acquisire un importante bagaglio di informazioni e di elementi valutativi circa il ruolo svolto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del processo finalizzato alla piena attuazione del federalismo fiscale e del principio di autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. Potranno pertanto essere affrontati in questa sede molti dei delicati profili concernenti il complesso ambito di funzioni che afferiscono all'amministrazione dei tributi, a partire dalle competenze in materia di accertamento e riscossione, di controllo e verifica, di contrasto agli inadempimenti e all'evasione, di contenzioso, di assistenza ai contribuenti, di gestione del catasto e del patrimonio immobiliare, fino alle attività di consulenza e supporto tecnico, nonché di collaborazione e scambio di dati con il sistema delle autonomie per i servizi connessi al prelievo fiscale. Ricordo che i componenti della Commissione, in virtù di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, possono partecipare alla seduta anche da remoto. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, faccio presente che, in conformità a quanto convenuto in sede di Ufficio Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché alla prassi già seguita in occasione delle precedenti sedute di audizioni, dopo la relazione introduttiva da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, darò la parola a un oratore per gruppo. Conclusa questa fase della discussione, si potrà valutare in considerazione il tempo disponibile se procedere a un'eventuale ulteriore serie di interventi, lasciando comunque lo spazio necessario per la replica. Nel raccomandare ai colleghi di contenere la durata degli interventi, invito a far pervenire alla Presidenza le richieste di iscrizione a parlare. A questo punto rinnovo il benvenuto all'avvocato Ruffini, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito, e gli cedo la parola. Grazie signor Presidente, grazie dell'invito, onorevoli commissari. È un'opportunità per l'Agenzia di Entrate che viene concessa da questa Commissione per fornire a noi dell'Agenzia di Entrate e dell'Agenzia di Entrate e Riscossione il nostro contributo, speriamo utile, nell'ambito dell'indagine sull'assetto di finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. Nel mio intervento mi soffermerò sul ruolo dell'Agenzia nell'attuazione del federalismo fiscale, con riferimento particolare ad alcuni aspetti operativi che andremo via via vedendo. Innanzitutto vorrei partire dal ruolo dell'Agenzia delle Entrate nell'attuazione del federalismo fiscale, attraverso l'analisi dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e tutte le varie convenzioni che li regolano. Per quanto riguarda l'IRAP e le addizionali regionali e comunali, tra l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province autonome sussiste un proficuo rapporto di collaborazione nella gestione di questi tributi, cioè IRAP e addizionali regionali all'IRPEF, che viene disciplinato da apposite convenzioni in base alle quali l'Agenzia assicura l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti che ne conseguono. In particolare, ogni anno sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia i modelli di dichiarazione IRAP e redditi di persone fisiche, con le relative istruzioni, e vengono messi a disposizione dei contribuenti i software di compilazione e controllo per l'invio telematico delle dichiarazioni stesse. Nelle istruzioni e modelli dichiarativi è riportata la normativa statale, mentre la normativa regionale è reperibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e nell'area fiscalità regionale e locale. Altro aspetto che viene assicurato tramite queste convenzioni è quello relativo alla liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate, che viene eseguita contestualmente a quelle relative ai tributi erariali mediante procedure automatizzate. L'esito di questa attività di liquidazione viene comunicato al contribuente per evitare la reiterazione degli errori e assicura la tempestività dei pagamenti ancora dovuti. Altra area è quella del controllo formale delle dichiarazioni, che può determinare un aumento del reddito imponibile utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell'addizionale regionale dell'IRPEF a seguito del mancato riconoscimento parziale o totale di oneri deducibili. Questo è un esempio. Altra area è quella dell'accertamento dell'imponibile non dichiarato delle relative imposte. Queste sono attività vere e proprie di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e le evasioni fiscali, e sono eseguite dagli uffici dell'Agenzia avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, oltre all'attività di accertamento, all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni contestate.
Altra area è quella dell'accertamento e un'adesione, rispetto al quale viene data comunicazione al competente ufficio delle regioni, che possono delegare i propri funzionari a presenziare al procedimento con il contribuente. Poi abbiamo la tutela davanti agli organi del contenzioso, ovviamente per eventuali controversie che vengono instaurate ai contribuenti relative alle imposte che sono state contestate a loro. La liquidazione d'ufficio su richiesta del contribuente dei rimborsi delle imposte, quelle versate in eccesso o quelle non dovute, l'esecuzione dei rimborsi, l'esecuzione vera e propria, e la riscossione spontanea, ovvero per l'acquisizione di somme pagate spontaneamente dai contribuenti in autoliquidazione oppure in acquiescenza a seguito dell'attività di liquidazione, accertamento e controllo, le regioni si avvalgono del sistema del versamento unificato, il cosiddetto modello F24, e della struttura di gestione. Poi abbiamo la riscossione coattiva, in caso di mancato versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, accertamento e controllo, gli uffici dell'Agenzia affidano il recupero coattivo delle somme ormai definitivamente, diciamo, fissate all'Agenzia Entrate e Riscossione. Poi la gestione dell'attività di consulenza giuridica di interpello, che è quell'attività di assistenza ai contribuenti nell'individuazione dell'esatta portata delle norme che vigenti. Poi su base non convenzionale invece l'Agenzia gestisce anche l'addizionale comunale all'IRPEF, sostanzialmente con le stesse modalità che abbiamo prima visto. Per quanto riguarda un altro tributo, la tassa automobilistica, l'Agenzia Entrate gestisce la riscossione, l'accertamento e il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso della tassa automobilistica solo per le regioni a statuto speciale Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Per adempiere a questi fini l'Agenzia si avvale di archivi informatici delle tasse automobilistici di queste due regioni, collocate all'interno del sistema informativo del pubblico registro automobilistico, il PRA, che viene gestito dall'Automobile Club d'Italia, l'ACI. La gestione di questi archivi avviene mediante la cooperazione regolata da disciplinari veri e propri che ne regolamentano i flussi di informazione con l'ACI. Nelle altre regioni, visto che abbiamo visto soltanto Friuli, Venezia Giulia e Sardegna, nelle altre regioni e nelle province autonome invece la tassa automobilistica è gestita direttamente dall'ente. A decorrere dal 1 gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati per tutto il territorio nazionale attraverso il servizio Pago Bollo gestito dal sistema Pago PA, progettato tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'ACI. Per quanto riguarda la gestione dei versamenti F24, di cui prima si faceva cenno, in linea generale le norme in materia di riscossione dei tributi locali prevedono che il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali possa essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, sui conti correnti postali intestati all'ente impositore stesso, mediante il sistema di versamenti tramite modello F24, i cosiddetti versamenti unitari, che si è ormai consolidato nel corso degli anni coinvolgendo tutti i principali tributi locali, oppure attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, da ultimo, come abbiamo visto, è la piattaforma PagoPA. Ognuna delle modalità di versamento presenta caratteristiche diverse in termini di semplicità di utilizzo da parte dei contribuenti, nonché di tempestività ed efficienza nel rendere disponibili le somme versate e i flussi informativi di rendicontazione agli enti locali. Peculiari diversamente sono le caratteristiche del sistema dei versamenti F24. Con questo modello, infatti, i contribuenti possono adempiere a numerosi diversi obblighi di versamento attraverso un unico strumento, eventualmente utilizzando in compensazione crediti tributari e non, anche di natura diversa rispetto ai tributi dovuti. Le differenti tipologie di versamento e compensazione, gli enti destinatari del gettito sono identificati mediante l'utilizzo di diverse sezioni del modello F24 e indicazioni specifici, codici e causali. La ripartizione e rendicontazione ai vari enti delle somme riscosse attraverso il modello F24 sono demandate a una struttura cosiddetta di gestione, che attraverso procedure automatizzate perfezionate nel corso degli anni elabora tutte le informazioni analitiche dei versamenti e riversa agli enti territoriali le somme riscosse. L'Agenzia supporta poi anche la gestione della riscossione tramite F24 dei tributi di pertinenza degli enti locali, adottando direttamente i provvedimenti richiesti dalla normativa primaria e intervenendo ai tavoli di lavoro con la predisposizione di decreti attuativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme all'ANCI e gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Negli anni più recenti sono state disciplinate con provvedimento dell'Agenzia di Entrate le modalità di versamento tramite F24 dell'IMU. È stata implementata la procedura per lo scorporo e attribuzione a province e città metropolitane della quota e tributo per esercizio delle funzioni di tutela e protezione di igiene ambientale, cosiddetta TEFA. È stato attivato il versamento tramite F24 delle imposte immobiliari sulle piattaforme marine. Altre convenzioni, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre
delle informazioni e dei dati necessari a pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una serie di servizi che assicurano alle regioni, province e comuni il flusso delle informazioni contenute nelle proprie banche dati utili al raggiungimento dei fini propri istituzionali. L'Agenzia offre un catalogo di servizi standard di cooperazione informatica, e quindi questa che regolamenta i flussi informativi dell'Agenzia a questi enti, fruibili con diverse modalità di erogazione, dandone visibilità alle categorie di enti in base alle finalità che ne sono legittimano l'utilizzo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. I servizi sono messi gratuitamente a disposizione dagli enti per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali attraverso un processo di autorizzazione per le finalità richieste, riconosciute e pertinenti dall'Agenzia. Per gli enti locali è stato definito un panel di servizi standard che consente di uniformare il trattamento e di velocizzare l'iter di convenzione. Accanto ai servizi anagrafici reddituali, di registro, dei rimborsi, quelli catastali, cartografici, osservatori del mercato immobiliare, gli enti locali possono interrogare i versamenti effettuati con modello F24 o F23 di competenza dell'ente. Questi servizi sono erogati attraverso piattaforme specifiche che sono poi indicate nel testo che ho consegnato alla Commissione. Nel corso degli anni, nell'ottica del federalismo fiscale, l'Agenzia ha assicurato anche il necessario supporto per la definizione della governance dei processi catastali. L'impianto normativo del processo di decentramento delle funzioni catastali deve necessariamente salvaguardare il principio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale e individuare un ruolo centrale dello Stato e dell'Agenzia di Entrate con riferimenti a compiti di governance e presidio delle predette funzioni. Del resto, l'unitarietà del sistema catastale nazionale è stata ribadita anche negli atti di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il legislatore attribuisce all'Agenzia delle Entrate la responsabilità della gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni. L'Agenzia, tra l'altro, effettua il controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti. Gestisce l'infrastruttura tecnologica, svolge funzioni di vigilanza sulle attività di accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento da parte dei comuni. Sono previsti altresì strumenti volti a rafforzare lo scambio informativo dell'Agenzia dei Comuni ed è stato costituito, a tale proposito, presso la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali, un organo paritetico di indirizzo sulla modalità di attuazione e qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di catasto. Al fine di consentire la fruizione dei dati catastali e rendere proficua la collaborazione nella gestione del catasto, l'Agenzia rende disponibili ai comuni, tramite il sistema di interscambio e il portale per i comuni, le informazioni contenute nelle banche dati catastali, che sono poi meglio illustrate tra i vari servizi. L'Agenzia fornisce tramite tale portale i dati sugli aggiornamenti catastali pervenuti dai professionisti nel mese in corso per favorire i conseguenti controlli di coerenza con le informazioni in materia edilizia in possesso dei comuni. In particolare sono confrontate le caratteristiche dichiarate per ciascuna unità immobiliare con informazioni disponibili e sono segnalate eventuali incoerenze all'Agenzia da parte dei comuni che provvede agli adempimenti di competenze. Anche per quanto riguarda gli atti di aggiornamento tecnico del catasto terreni presentati all'Agenzia, si provvede ad effettuare la comunicazione tramite il portale al fine di consentire le verifiche relativamente all'avvenuto deposito presso l'ente locale. A tale riguardo si segnala che è in corso di realizzazione, d'intesa con l'ANCI, una radicale rivisitazione delle modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i comuni. Sarà difatti l'Agenzia, non più i professionisti incaricati, a provvedere a tale adempimento in via telematica con modalità totalmente automatica. In sostanza il deposito avverrà mettendo a disposizione dei comuni direttamente sul portale gli atti di aggiornamento geometrici per i quali vige tale obbligo prima della loro approvazione, avendo cura di trasmettere automaticamente a ciascun comune a mezzo di posta elettronica certificata la comunicazione del venuto deposito. Tramite il portale dedicato a tutti i comuni d'Italia, ad esclusione di quelli siti nella provincia di Trento e Bolzano, vengono messe a disposizione con frequenza mensile delle informazioni di competenza relative al controllo delle superfici degli immobili, variazione delle territorialità, elenco degli immobili per i quali è stata presentata una richiesta di ruralità ed elenco delle particelle sulle quali insistono immobili non dichiarati in catasto. Tali informazioni consistono esplicitamente nelle funzioni proprie degli enti locali e relative alla gestione della fiscalità locale. Nel caso di necessità di ulteriori approfondimenti, i comuni possono accedere alle banche dati dell'Agenzia tramite SISTER e acquisire informazioni puntuali interrogando sia le banche dati catastali che quelle ipotecarie relative ad immobili situati nell'intero territorio nazionale. A marzo 22 risultavano essere 7.724 i comuni che fruiscono dei servizi di consultazione puntuale. Ed è oltre disponibile l'accesso puntuale alle planimetrie delle unità immobiliari urbane per le attività di controllo delle superfici degli immobili, soprattutto ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Da gennaio 21 l'Agenzia ha completato l'insieme dei servizi telematici a valore aggiunto che permettono ai comuni di poter comunicare atti tecnici e amministrativi relativi a beni del proprio patrimonio immobiliare per l'aggiornamento delle banche dati catastali. Da ultimo,
Segnaliamo la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, Comuni e Istat che con la prossima pubblicazione di un provvedimento interdirigenziale tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istat consentirà l'attivazione dell'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane che con i suoi servizi offre anche per finalità fiscali un'ulteriore chiave di individuazione degli immobili, conseguentemente un migliore governo del territorio. L'erogazione del servizio di visura catastale da parte dei comuni, previa sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa con l'Agenzia, rappresenta inoltre un'esperienza consolidata da diversi anni, consentendo ai comuni che ne fanno richiesta di offrire un utile servizio ai propri cittadini, quali possono evitare di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Alla data del 31 dicembre scorso, 2021, erano attivi 285 sportelli catastali decentrati, interamente gestiti da comuni nelle loro sedi con proprio personale attraverso i servizi forniti dall'Agenzia. In un'ottica di semplificazione dei processi amministrativi per consentire ad un maggior numero di comuni di erogare ai propri cittadini servizi di visura catastale, senza l'onere di dover gestire la parte contabile legata ai tributi speciali catastali, l'Agenzia ha predisposto un nuovo servizio, che presumibilmente sarà avviato nel corso di quest'anno, per dar modo ai comuni di erogare visure personali fornite gratuitamente ai titolari di diritti reali registrati in catasto. Un ulteriore elemento che vogliamo sottoporre all'attenzione di questa Commissione, Presidente, è quella della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali. La partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, che è disciplinata dal 2005, è stata resa operativa poi successivamente con provvedimenti attuativi dal 2007 al 2008 al 2012. Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai comuni e alle agenzie delle entrate, con l'obiettivo di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale secondo i criteri di collaborazione amministrativa. I comuni partecipano all'attività di accertamento nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante la trasmissione telematica agli uffici dell'amministrazione di segnalazioni qualificate, al fine di consentire ai comuni l'individuazione di situazioni di anomalia fiscale relative al proprio territorio. L'Agenzia delle Entrate rende loro disponibili le informazioni presenti in anagrafe tributarie. Le segnalazioni trasmesse sono opportunamente vigilate dall'amministrazione, tenuto conto anche dei criteri di proficuità comparata, e possono dare luogo ad avvisi di accertamento che al momento della riscossione consentono il riconoscimento all'ente locale segnalante di una quota di partecipazione alle maggiori imposte e sanzioni riscosse. La predetta quota di compartecipazione è strutturata conteggiando a seguito delle segnalazioni inoltrate all'ente sia delle sanzioni erogate sia la quota delle maggiori somme relative ai tributi, ovvero alle sanzioni collegate al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali riscossi a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso. In particolare, per quanto riguarda i settori impositivi interessati, si evidenziano le ultime disposizioni relative al 2021 che stabiliscono le quote incentivanti riconosciute ai comuni, si calcola sulle somme di effettivamente riscosse, comprensive di interesse e sanzioni relativamente a questi settori, imposte sulle reti persone fisiche, imposte sulle reti delle società, sul valore aggiunto e di registri ipotecari, catastali, tributi speciali, catastali. Sì. Nel 2011 sono state ampliate temporaneamente al 100% le quote di compartecipazione, successivamente si evidenzia allo stato attuale la proroga risulta aver esaurito i propri effetti e pertanto in assenza di interventi legislativi la quota incentivante risulta ridotta a quella prevista, individuata nel 50% delle maggiori imposte e sanzioni riscosse a titolo non definitivo, comunque elevata rispetto all'iniziale misura del 33%. Gli importi da riconoscere ai comuni relativamente alla quota incentivante sono estratti annualmente tramite appositi report informatici, questi sono successivamente inoltrati al Dipartimento delle Finanze. La procedura di versante comuni e i criteri di distribuzione della quota incentivante spettante invece di competenza del Ministero dell'Interno si precisa che i comuni della regione a statuto speciale lo Stato ha riconosciuto solo la quota di gettito affidata al bilancio dello Stato, mentre il cura delle dette regioni provvedere eventualmente al riconoscimento della quota dei tributi erariali affluita nei rispettivi bilanci regionali rispetto agli statuti. Io direi poi in merito ai profili operativi è previsto un coordinamento centrale dei diversi attori coinvolti avente la finalità di verificare tempestivamente eventuali criticità di processo che si articola secondo una procedura di trasmissione delle predette segnalazioni qualificate da parte dei comuni che avviene appunto tramite l'accesso al portale sia del punto fisco, le segnalazioni dei comuni a seconda degli ambiti di interesse vengono inviate per successiva lavorazione all'Agenzia Entrate o alla Guardia di Finanze, le segnalazioni trasmesse ai comuni all'Agenzia Entrate vengono recepite mediante la struttura segnalazioni unificate all'interno di una specifica area, gli esiti dell'attività di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza attivate sulla base delle segnalazioni comuni sono trasmesse all'Agenzia Entrate mediante un'ulteriore procedura e la lavorazione complessiva delle segnalazioni è tracciata informaticamente in modo da rendere disponibili le somme riscosse al comune che ha effettuato la segnalazione. Con riferimento ai risultati della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento si evidenzia che dal 2009 al 2021 risultano inviate da 1.500
153 comuni, circa 120.000 segnalazioni. Le segnalazioni acquisite dall'Agenzia Entrata hanno dato origine a 20.000 atti impositivi, il che vuol dire che gli altri sono stati ritenuti non fondate le segnalazioni per una maggiore imposta accertata di 386 milioni di euro per un importo riscosso di 139 milioni di euro. I dati esposti indicano che per ogni segnalazione è stato possibile accertare mediamente circa 19.000 euro in corrispondenza e riscuotere un importo medio di 7.000 euro. Per quanto riguarda le somme riversate ai comuni, ai fini della distribuzione della quota incentivante per la partecipazione all'attività di accertamenti, i cui criteri di distribuzione sono di competenza del Ministero dell'Interno, l'ultimo dato disponibile fa riferimento alle somme erogate a 280 comuni per il contributo dell'anno 2021 per un importo totale di 6.490.000 euro. Vi sono dunque ampi margini perché l'Istituto conosca ulteriore diffusione dal momento che a utilizzare detta opportunità offerta dalla normativa è appena il 3,5 dei 7.904 comuni italiani. E qui un appello ai comuni appunto di avvalersi della collaborazione con l'Agenzia Entrata a questi fini, ma anche di fare attenzione alla tipologia di segnalazione che ci vengono inviate, visto appunto la bontà di molte segnalazioni che sono trasmesse, che poi non portano a un effettivo atto impositivo, perché poi al seguito dell'istruttore fatta dall'Agenzia Entrata vengono ritenute appunto infondate. Passiamo alla parte relativa all'Agenzia Entrate di riscossione. L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è frutto di un'articolata evoluzione normativa ben nota a questa Commissione, che dal 1 luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico nome Agenzia Entrate di riscossione, dopo una fase commissariale successiva all'epoca del gruppo Equitalia, ha portato alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie delle società ad esse partecipate. In sintesi, da tale data gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo queste modalità: lo svolgimento del servizio tramite risorse interne, cioè lo stesso comune o ente locale che si avvale dei propri funzionari e proprio personale per la riscossione, affidamenti in house del servizio attraverso società strumentali partecipate appunto dagli enti locali, oppure l'affidamento del servizio all'ente pubblico economico Agenzia Entrate di Riscossione, che è titolare dello svolgimento delle funzioni di riscossione nazionale, previa una delibera del comune, o affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica a soggetti privati. La norma ha voluto in tal modo agevolare gli enti locali, sopperendo alle gravi difficoltà riscontrate dagli enti stessi nel dotarsi di un'autonoma organizzazione per svolgere il servizio della riscossione, facendo assumere all'Agenzia Entrate di Riscossione un ruolo di supplenza qualificata, in quanto è sufficiente una delibera dell'ente locale per conferirle le funzioni di riscossione nei casi in cui non si ritenga opportuno ricorrere ad altre modalità di affidamento del servizio. Immaginiamo che degli 8.000 scarsi comuni che ci sono nel territorio italiano, appunto, dotarsi di una struttura in grado di svolgere una gara di evidenza pubblica, ad avere una società partecipata o avere personale interno, può essere più semplice affidare direttamente, da qui appunto la supplenza qualificata di ADE. Con la legge bilancio 20 sono state adottate alcune disposizioni di riforma delle riscossioni degli enti locali, che con l'obiettivo di potenziare l'efficacia hanno introdotto il suo accertamento esecutivo anche per le entrate tributarie, i mutari e patrimoniali degli enti locali, con l'eccezione delle contravvenzioni al codice della strada. In particolare, per quanto di specifico interesse di Agenzia Entrate di Riscossione, il provvedimento ha disposto che a partire dal 1 gennaio 2020 l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali e gli atti della riscossione delle entrate patrimoniali dimessi agli enti stessi, nonché il connesso provvedimento di erogazione di sanzioni, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi, indicazione espressa che in assenza della predisposizione di ricorso, una volta decorso il termine di pagamento, si costituisco a titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Se mi consentite una piccola notazione, spesso viene non correttamente messa in prospettiva questa disposizione: l'immediata esecutività di un avviso accertamento già presente nel nostro ordinamento per le entrate erariali e per i contributi previdenziali, quindi per gli atti di accertamento dell'Agenzia Entrate e per gli atti di accertamento dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. In realtà può sembrare un qualcosa di invasivo rispetto alla sfera patrimoniale del contribuente, in realtà è un atto di tutela della sua sfera patrimoniale in questo senso. La fase della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento allunga il processo amministrativo entro il quale si muove sia l'amministrazione finanziaria sia il contribuente. Quindi, alla fine, all'esito dell'eventuale ricorso, laddove soccombente, il contribuente per l'inserimento della fase della notifica della cartella di pagamento dovrà pagare, se soccombente, maggiori interessi moratori. Viceversa, l'immediatezza dell'avviso accertamento esecutivo, oggi non previsto per la contravvenzione del codice della strada,
ma previsto per tutto il resto, in realtà è una forma di tutela della storia patrimoniale perché consente di risolvere in minor tempo il processo amministrativo per verificare la debenza o meno di queste somme e consente al contribuente, laddove voglia adeguarsi alla pretesa impositiva o comunque richiesta di pagamento, di pagare meno interessi moratori di quelli che sarebbero invece dovuti laddove ci fosse stata anche l'inserimento della fase della notifica cartella di pagamento. Quindi se di primo acchito può sembrare l'immediata esecutività, un effetto di un'eccessa invasività dell'amministrazione nella sfera patrimoniale, in realtà è una tutela della sua sfera patrimoniale perché diminuisce l'eventuale pretesa monetaria. Per quanto riguarda il sistema di rimodulazione dell'Agenzia Entrate di Riscossione, con riferimento all'attività di riscossione affidata agli enti locali e all'Agenzia Entrate di Riscossione, sono intervenuti significativi cambiamenti con l'ultima legge di bilancio, come ben nota a questa Commissione, che ha prevista una profonda riforma del sistema di remunerazione del Servizio Nazionale di Riscossione, eliminando gli oneri di riscossione, cosiddetto quello che una volta si chiamava agio esattoriale, si chiamava più agio esattoriale perché non esistevano più le esattorie, c'è cioè un agente nazionale della riscossione che è un ente pubblico economico, esistevano gli di discussione, ma è un importante passaggio voluto dal Parlamento, da questo Parlamento, perché ha eliminato il cosiddetto agio che esisteva, sopravviveva nel sistema della riscossione nazionale dall'Unità d'Italia fino al dicembre scorso, per i carichi affidati ai creditori all'Agenzia a decorre dal 1 gennaio. Per tutti i nuovi carichi, quindi tutti i nuovi crediti affidati ai fini della riscossione all'Agenzia Entrate di Riscossione, quelli nuovi non hanno più l'agio esattoriale. In particolare l'intervento di riforma nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del Servizio Nazionale di Riscossione ha eliminato il cosiddetto agio in presenza previsto per la riscossione coattiva nella misura del 6%, questa misura è variata nel corso degli anni, prima era l'8%, prima era ancora più alta se ricordo bene. A carico del contribuente oppure nella misura del 3% a carico dell'ente e del contribuente per i pagamenti effettuati nei 60 giorni successivi alla notifica di pagamento. Per l'attività svolta dall'agente di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2022 è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva a carico del singolo ente creditore il rimborso all'agente di riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscossa al contribuente. In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione dell'Agenzia Entrate di Riscossione, per i carichi affidati agli enti creditori dalla stessa agenzia, da quello del 1 gennaio 2022, rimangono a carico del contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento degli alti oneri di riscossione, una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive da quotare da parte dell'agente di riscossione. Quote che, se riscosse da parte dell'agenzia, vengono riversate all'erario. Non sono trattenute evidentemente dall'Agenzia Entrate di Riscossione. A carico degli enti locali, il nuovo sistema di remunerazione ha invece previsto una quota, anche queste sono poi riversate, una quota pari all'1% delle somme riscosse, una quota nella misura da definire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovuto le somme affidate, quindi un provvedimento di sgravo da parte dell'ente creditore. Tali quote sono riversate, ecco, l'ho anticipato prima, al bilancio dello Stato, unitamente al cosiddetto agio riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, quindi perché chiaramente tutti i crediti affidati e ancora non riscossi che sono nel magazzino dell'Agenzia Entrate di Riscossione, laddove vengono riscossi, la quota agio che viene riscossa viene poi riversata al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del Servizio Nazionale di Riscossione, perché oggi l'Agenzia Entrate di Riscossione, al pari dell'Agenzia Entrate, appunto, ha uno stanziamento per il suo finanziamento, con cui vengono pagati i costi di gestione, dal personale alle locazioni, agli investimenti e agli appalti. Le modalità di riscossione delle entrate degli enti locali, sappiamo, abbiamo accennato, è ben noto a questa Commissione, la riscossione a mezzo ruolo, nei confronti dei soggetti non adempiuto spontaneamente al pagamento delle somme dovute, l'ente locale dà avvio al recupero delle somme non riscosse previa iscrizione al ruolo attraverso la cartella di pagamento avvalendosi dell'Agenzia Entrate di Riscossione. Questo riguarda il codice della strada perché abbiamo visto le altre entrate invece sono gli accertamenti esecutivi. L'escussione a mezzo ruolo è quindi la formalizzazione con la quale l'ente locale richiede attraverso la cartella di pagamento dell'Agenzia Entrate di Riscossione il versamento delle somme dovute. Per tale tipologie, sulla base di apposite convenzioni, gli enti di fiscalità locale che non hanno provveduto in autonomia possono anche affidare all'Agenzia Entrate di Riscossione il compito di inviare al contribuente, prima della notifica cartella, un invito bonario al pagamento personalizzato in base alle esigenze dell'ente creditore. Solo in caso di mancato pagamento dell'invito bonario, l'Agenzia Entrate di Riscossione notifica la cartella di pagamento e, in assenza del pagamento, dà avvio all'azione di recupero. Per quanto riguarda le somme invece dell'avviso accertamento dovute e contenute negli avvisi accertamento esecutivo,
e queste sono poi affidate da parte dell'ente locale all'agenzia entrate di riscossione ai fini dell'attività di riscossione coattiva nei confronti del contribuente che non provvede al pagamento. L'agenzia entrate di riscossione, tenuto conto delle prime richieste pervenute da alcuni enti, ha definito modalità di trasmissione delle informazioni necessarie per l'acquisizione sul sistema informativo dell'agente di riscossione degli accertamenti esecutivi notificati ai debitori. È stato implementato un nuovo servizio web denominato accertamenti esecutivi degli enti, a disposizione appunto degli enti. A causa dei vari cambiamenti anche normativi intervenuti nella gestione delle entrate degli enti locali, cioè, avviamo alla conclusione, Presidente, nell'ultimo decennio si è assistito a una progressiva riduzione degli affidamenti di carichi per la riscossione coattiva e volontaria da parte dei comuni, passando da 6.161 comuni del 2011 a 2.758 nel 2021. La contrazione maggiore si è avuta per gli affidamenti degli ambiti di pagamento per la riscossione pro ruolo, la cosiddetta riscossione volontaria, che ovviamente rispetto alla riscossione coattiva presenta minori difficoltà gestionali per quanto riguarda i volumi dei carichi affidati all'Agenzia Entrate di Riscossione dei comuni delle riscossioni conseguite. Si riportano in seguito le grandezze degli ultimi 5 anni. Passiamo dai carichi affidati nel 2017 di 1.487 milioni di euro nel 2017 a 2.605 milioni di euro nel 2021 e a una riscossione di 809 milioni di euro nel 2017 a 339 nel 2021. Calcolate che il 20 e il 21 comunque sia, hanno subito ovviamente la sospensione dell'attività di riscossione a causa della pandemia e il legislatore ha sostanzialmente sospeso l'attività di riscossione dell'Agenzia Entrate di Riscossione, quindi il 20 e il 21 non sono anni diciamo di riferimento per una valutazione complessiva, siamo ormai a 19 eventualmente. Sotto il profilo organizzativo, l'agente di riscossione è strutturato per una gestione unitaria dei rapporti con il debitore iscritto al ruolo quando lo stesso abbia pendenze con più enti creditori. Il modello di funzionamento della riscossione gestita dall'Agenzia di Entrate di Riscossione, mirando alla riduzione delle spese complessive a carico del contribuente e alla realizzazione di economie di scala, non prevede una gestione esclusiva della riscossione dei carichi affidati agli enti locali, cioè viene riscosso il debito relativo a un codice fiscale, una partita IVA complessivamente formato da parte di tutti quanti gli enti creditori nei confronti di quel soggetto. Tutti i processi di riscossione che vanno dalla notifica di carta di pagamento, alla gestione delle richieste di rateizzazione, all'invio dei solleciti di pagamento, fino allo svolgimento del procedimento esecutivo cautelare per il recupero dei crediti affidati ai diversi enti creditori, sono realizzati a partire dal codice fiscale del debitore o della partita IVA, che rappresenta il perno attraverso cui si sviluppa l'intera attività di riscossione. Tali economie si riducono se lo stesso soggetto è unicamente debitore di importi affidati per l'esclusione di un solo ente locale, in quanto oltre alla complessità correlata al numero delle posizioni debitori da gestire, alcune tipiche procedure di recupero coattivo non sono attivabili laddove al di sotto di certe soglie previste dal legislatore. Un ulteriore elemento di complessità che determina un allungamento delle tempistiche del processo di riscossione e costituisce la necessità, nei casi di somme dovute fino a 1.000 euro, di inviare al debitore uno specifico sollecito di pagamento e attendere 120 giorni da dare invio prima di poter procedere all'azione cautelare esecutiva. Ferma restando la necessità di proseguire sulla strada del complessivo efficientamento tramite una sempre più spinta di automazione e digitalizzazione dei processi di riscossione, l'efficacia e la celerità della fase di riscossione coattiva possono essere perseguite attraverso l'utilizzo dell'accertamento esecutivo, quello che dicevamo prima, che elimina in caso di mancato di pagamento, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero coattivo da parte dell'agente di riscossione, la necessità di produrre e notificare al debitore un ulteriore atto, spesso causa di insorgenze, di contenziosi, di relazioni ormai definite, ma sulle quali sottolineo ancora, diciamo, poi l'effetto, diciamo, paradossale dell'ulteriore maturazione di interessi moratori in capo al soggetto debitore. Per l'entrata affidata agli enti locali a mezzo ruolo risulta necessario comprimere sempre più l'intervallo temporale tra l'anno di maturazione delle entrate e quello di consegna del relativo carico all'agente di riscossione, cioè in quanto tale intervallo, cioè il ritardo in cui l'ente locale consegna il ruolo all'agente di riscossione rispetto all'anno in cui è sorto il credito, all'anno di riferimento del credito, incide negativamente sulla performance di riscossione e comporta il rischio di inibire lo svolgimento della successiva attività di recupero a causa del decorso dei termini di prescrizione del diritto di credito. Io mi fermo qui, Presidente. Grazie dell'attenzione. Grazie a lei, direttore. Passiamo ora agli interventi e domande da parte dei colleghi. Si è iscritto il senatore Perosino. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, direttore, buongiorno. Sì, abbiamo preso atto di cose scritte in maniera molto ordinata e coordinata dell'attività, soprattutto per quanto riguarda i tributi locali, l'istituto della segnalazione. Non capisco, non riesco a comprendere ancora il motivo, ma lo dico prima di tutto a me stesso perché non sia ancora decollato del tutto la segnalazione. Sono ancora relativamente poche, anche se comincia a essere significativo.
sia l'incasso e sia il ristoro a favore dell'ente, e comunque una volta effettuata questa operazione i tributi possono dare a regime, per cui per gli anni successivi divengono incassati. Quindi è un istituto da potenziare. Sono poi dell'idea che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione debba essere mantenuta. C'era qualche idea di riformare, di tornare, perché comunque è un reparto, una funzione a sé e secondo me tutto sommato funziona. Conosco la questione dell'aggio, perché per chi lo paga è caro, ma in realtà è un'attività che richiede, mi pare di ricordare allora in Commissione Finanze, che l'incasso sull'aggio onde sostenere le spese dell'istituto sia finanziato dallo Stato per una somma che è tranquillamente oltre la metà. L'aggio dà una percentuale molto relativamente bassa, perché a effettuare queste operazioni anche con personale qualificato, ma c'è normalmente gli importi sono molto bassi, si tratta di passare le giornate a percorrere chilometri senza rintracciare gli interessati, e non è un'attività simpatica. Conosco qualche persona che fa questo mestiere e non è molto facile. Lei ha accennato, e qui non c'entra, perché il famoso magazzino fiscale di cui abbiamo parlato in altre commissioni è una cosa delicata da vedere. È stato poi realizzato quel provvedimento di sistemazione contabile del magazzino fiscale, che era a miliardi e che poi è stato con un provvedimento riportato alle vere posizioni. Non mi ricordo più se è andato a regime. Questo era un po' Non dove c'è un volevo inter. arrivare, perché è che chiudo davvero. È interessante anche per noi, credo, commissari, di capire meglio come funziona, ma tutto sommato credo che sia uno dei reparti dell'amministrazione pubblica che ha fatto dei passi notevoli, soprattutto in termini di trasparenza, di chiarificazione e anche semplificazione. Grazie. Grazie a lei. Prego, senatore Presutto. Buongiorno Presidente, buongiorno Dottore Ruffini. Quindi grazie per l'illustrazione dettagliata che ci ha fatto questa mattina. Il tema della riscossione, soprattutto per gli enti locali, è un tema molto gravoso, l'abbiamo trattato anche in altri passaggi della nostra commissione, ed è alla base quasi sempre anzi, alla base sempre delle situazioni anche di predissesto e di dissesto appunto degli enti locali in modo particolare. Allora, io vorrei farle delle domande molto dirette. Allora, capire ad esempio l'incidenza, la differenza, se è stata misurata, di riscossione che dei comuni nel momento in cui si rivolgono sulla base di convenzioni all'Agenzia delle Entrate. Cioè, se voi avete fatto, se c'è stato fatto, è stato fatto uno studio che verifica questa misurazione, perché sarebbe in ogni caso un risultato che poi è spendibilissimo anche in termini di emulazione da parte degli altri comuni. E poi chiederle ancora direttamente, dottore, quali sono le criticità che voi rilevate da parte dei comuni, diciamo, vere e proprie resistenze rispetto a a possibilità appunto di stipulare delle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, che effettivamente il know-how, la competenza che voi avete nel settore è difficile che poi possa essere ripetuta per migliaia di volte da parte dei comuni, soprattutto poi quando abbiamo comuni che hanno dei limiti, delle inefficienze in termini di riscossione molto molto gravose. Quindi la domanda è anche questa: quali sono le criticità e cosa può essere fatto per migliorare ancora di più diciamo, l'utilizzo da parte degli enti locali dei servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate? Vi ringrazio. A lei, prego, onorevole Fragomeli. Sì, buongiorno Presidente, grazie Direttore. Io ho due questioni che vorrei sottoporre in particolare al Direttore, che ringrazio per l'intervento esaustivo e puntuale sul federalismo fiscale e l'attività che svolge l'Agenzia delle Entrate. Molto spesso, in una versione un po', permettetemi, propagandistica, noi sentiamo parlare delle difficoltà che in qualche modo potrebbe portare una mappatura degli immobili, quindi quella cosiddetta riforma del catasto che è prevista anche nella delega fiscale. Lei oggi, dottor Ruffini, ci ha in qualche modo ricostruito che questo è un processo in itinere,
nel senso che sostanzialmente quotidianamente c'è un rapporto tra l'agenzia e i comuni di aggiornamento del catasto. Noi abbiamo potuto vedere che quelle poche decine di comuni che hanno attivato le microzone hanno comportato da questo punto di vista un aumento importante anche della rendita catastale per oltre 180 milioni. Quindi a dimostrazione che quando l'Agenzia delle Entrate lavora con i comuni lo fa in una logica di recupero anche e di regolarizzazione di immobili che non hanno rendite corrette. Quindi questo avviene normalmente. Volevo quindi capire un po' da lei come sta procedendo questa attività, che molto spesso è mal celata invece, come se fosse qualcosa di bloccato che non esiste, se c'è una previsione di sviluppo e di intensificazione anche di questa attività da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'altra questione che mi interessa capire, noi abbiamo un'Agenzia delle Entrate che negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente capace e ha ottenuto dei grandi risultati, tanto da diventare un fiore all'occhiello a livello europeo, e penso in particolare alla fatturazione elettronica, al contrasto al tax gap IVA e via dicendo. Vorrei capire da questo punto di vista se con gli importanti compiti che vi abbiamo segnato rispetto ai nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale, che ricadute anche queste possono avere per un miglior rapporto tra enti nazionali, comuni, regioni, quindi miglioramento anche della qualità degli accertamenti, dei prelievi, grazie a questi nuovi strumenti che l'Agenzia dell'Entrata Tecnologici ha dimostrato di saper usare, di essere appunto tra le prime in Europa. Quindi se ci può dire qualcosa anche rispetto a un'evoluzione di questo processo, di questi strumenti e gli effetti che questi potranno avere nel migliorare anche la qualità dei rapporti tra enti territoriali e l'Agenzia delle Entrate. Grazie, direttore. Grazie a lei. Prego, senatrice Ferrero. Sì, grazie Presidente e grazie Direttore Ruffini per l'esaustiva relazione. Servirebbero confronti molto più spesso su questi argomenti perché questo è un argomento che tocca direttamente famiglie, aziende, le persone, gli abitanti di questo nostro paese. Allora, tre domande. Allora, una è una precisazione. Ho sentito il collega Fragomeli, il quale parla di continui rapporti tra Agenzia delle Entrate e ovviamente la messa a punto delle rendite catastali. In realtà qua si parla per il futuro di un adeguamento delle rendite catastali a future riforme che rischierebbero di portare ad aggiornare magari le rendite catastali o catasto per chi già paga, per chi già ha la sua rendita catastale se la vede magari aumentata. E questo è il punto cruciale. Invece gli adeguamenti che l'Agenzia delle Entrate fa per quanto riguarda le rendite catastali, magari inserendo nuove rendite, quello è di default, cioè è già quello che si sta facendo da sempre. Invece, per quanto riguarda il magazzino fiscale, volevo capire, magari la relazione è stata letta molto velocemente, quindi magari è stato accennato, però per il magazzino fiscale, per quanto riguarda i crediti non esigibili, a che punto siamo, soprattutto per quanto riguarda in questo caso, i tributi locali, ma in generale, ecco, visto che è qua lei, se ci dà un attimino un punto fermo su questa. Su questo argomento. Invece, per quanto riguarda l'affidamento ai comuni, io non sono amministratore locale, quindi magari non lo sa, magari lo sa meglio di me qua il collega Perosino. Quanto passa, ecco, per gli comuni che si affidano, comuni o enti locali che si affidano all'agenzia per la riscossione? Ora che il tributo è riscosso, passa molto tempo tra la riscossione e la disponibilità nelle casse degli enti? Ecco, questa domanda qua era una mia precisazione. La ringrazio per le risposte che vorrà darci e la disponibilità. Grazie a lei. Sono così terminati gli interventi. Do quindi la parola all'avvocato Ruffini per la replica. Grazie Presidente, grazie commissari. Cercherò di rispondere a tutti. Partiamo dal senatore Perosino e per quanto riguarda la difficoltà dell'istituto, anche se ha rilevato il senatore sicuramente
l'avvio migliore della compartecipazione dei comuni agli accertamenti tramite l'istituto delle segnalazioni qualificate. E comunque la difficoltà a diciamo, prendere quota in qualche modo questo istituto, io credo che sia da un certo punto di vista probabilmente collegato alla difficoltà dei tanti enti locali molto piccoli di dotarsi di strutture in grado di fare segnalazioni qualificate se non ridurle a delazioni prive di fondamento e quindi non sono avviate. Certamente un modo che il legislatore aveva individuato nel cercare di indurre gli enti locali a valersi di questo istituto era la compartecipazione alla misura del 100%. Adesso non è stata rifinanziata, per cui siamo nella misura del 50% dell'eventuale incasso che, a seguito delle segnalazioni qualificate, che potrebbe raffreddare ulteriormente questo istituto. Quindi poi anche questo è una questione da valutare. Per il resto credo sia la difficoltà, anche per gli esiti che noi abbiamo dell'analisi dell'attività di accertamento, di attività istruttorie che noi facciamo sulle segnalazioni che ci vengono inviate, la maggior parte delle quali, la stragrande maggioranza delle quali risulta essere infondata all'esito poi dell'attività, quindi non porta attività di accertamento, quindi lascia presumere una difficoltà proprio a monte dell'ente locale di istruire queste segnalazioni. Quindi penso sia un tema poi da affrontare in tema proprio di enti locali, dotarsi di strutture, di competenze tali per poter sviluppare, perché obiettivamente poi se c'è l'evasione fiscale in Italia è un'evasione fiscale che si realizza in singoli comuni, quindi delle due l'una, o non c'è l'evasione fiscale e quindi i comuni non hanno nulla da segnalare, o se c'è evidentemente i comuni mancano nel segnalarla questa evasione, viceversa se la segnalassero avrebbero un tornaconto diciamo, nelle casse degli enti locali e quindi andrebbe sollecitata, però devono dotarsi di strutture di competenza anch'essa qualificata tale per poter fare segnalazioni realmente fondate. Per quanto riguarda il magazzino, e questo mi rifaccio anche a quanto accennato dalla senatrice Ferrero, io mi rifarrei e mi fermerei alla relazione che il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fatto al Parlamento nell'estate del 21, dove ha sostanzialmente ripercorso tutta quanta la storia della motivazione del formarsi del magazzino del non riscosso, magazzino che non riscosso che continua ad aumentare, evidentemente, anche all'esito dell'anno 20 e 21, che per causa della sospensione della pandemia ha determinato una sostanziale sospensione di tutte le attività di riscossione, quindi la proporzione tra i carichi formati e la riscossione è totalmente deficitaria, per cui sono solo magazzino non riscosso negli anni 20 e 21 per la maggior parte. In più il magazzino di Agenzia Entrate Riscossione si è arricchito, tra virgolette, anche del magazzino di Riscossione Sicilia, posto che da ottobre dello scorso anno noi abbiamo rimesso nel perimetro di competenza territoriale dell'Agenzia Entrate Riscossione anche quello di Riscossione Sicilia, che quindi diciamo. Possiamo poi, se ritenete, possiamo dare dati più specifici, ma sicuramente abbiamo sfondato il tetto dei 1.100 miliardi non riscossi. Quindi è un tema ormai all'attenzione, è la prima volta che l'ho portato all'attenzione del Parlamento, per la prima volta, ero amministratore delegato di Equitalia nel 2015, quindi ormai sono 7 anni che il Parlamento è informato sul tema del magazzino della riscossione che non può essere gestito. Come? Cioè, da un punto di vista normativo le cose che sono state via via affrontate dal Parlamento sono state tentativi di svuotamento attraverso gli istituti della rottamazione o altri istituti, saldo e stralcio o similari, ma sono stati istituti che non hanno portato a perché quanto entra e quanto si riesce a far uscire attraverso questi istituti è comunque una bilancia che pende a favore di quanto entra, cioè è sempre maggiore quanto entra. Noi calcoliamo che annualmente l'Agenzia Entrate Riscossione entrano 70 miliardi di crediti da riscuotere, l'Agenzia Entrate Riscossione a riscossione normale sta sotto i 10 miliardi di riscossione ottenuta. Beh, sì, assolutamente sì.
Perché voi calcolate, l'ente è un ente di 8.000 dipendenti, evidentemente funzionari dello Stato, strutturato dalla norma per gestire un magazzino di 3 anni. Perché la disciplina, ma in qualunque paese occidentale, un magazzino non può essere dignitosamente e seriamente maggiore, con un periodo temporale maggiore di quello di 3 anni. Avere un magazzino di maggiori anni, perché è una scelta del Parlamento quella di dire non si rendi conto perché c'è una difficoltà, adesso se volete ci soffermiamo, sulla gestione del magazzino, ha determinato un magazzino ormai di 21 anni e 4 mesi quasi, visto che siamo ad aprile, e questo determina di fatto una ingestibilità di questo magazzino. Noi abbiamo 100 130-140 milioni di cartelle, 230 milioni di crediti da riscuotere, circa 16 milioni di cittadini iscritti al ruolo, ed è una montagna evidentemente difficile da gestire. E quindi è sicuramente un tema, potrebbe essere gestita in un modo, ampliando e potenziando i poteri della riscossione, ma sono scelte del Parlamento, o in altro modo, evidentemente intervenendo sul magazzino. La gestione ordinaria del magazzino così com'è determina questa capacità di riscossione, perché è semplice da immaginare avere 16 milioni di soggetti nei cui confronti agire. Si può anche immaginare una gestione meramente informatica, cioè noi attraverso sistemi informatici interveniamo, mandiamo atti e così stiamo facendo di fatto, ma il tema poi è la gestione del reflusso, cioè nel senso poi se paradossalmente 16 milioni di cittadini facessero ricorso non sarebbe tanto messa in difficoltà l'Agenzia Interna di Riscossione, sarebbe messa in difficoltà il sistema della giustizia italiana. E non proprio, perché non si riesce a fare questo, perché ovviamente è così. Poi ci sono tutta una serie di tematiche legate alla conoscenza dei dati da parte dell'Agenzia Interna di Riscossione, la conoscenza dei dati relativi ai conti correnti, la conoscenza di alcuni dati che sono ancora oggetto di valutazione da parte del Garante della Privacy. Ci sono tante altre tematiche connesse. Diciamo, è un magazzino unico al mondo. Perché unico al mondo è un magazzino di questo perimetro. In nessuna parte del mondo si sceglie di tenere in magazzino 22 anni di crediti non riscossi. Si fanno delle scelte, però non spettano al Parlamento. Per quanto riguarda l'aggio, sì, l'abbiamo detto, l'aggio è stato superato, senatore Porosino, da parte degli interventi. Per quanto riguarda domande, sollecitazioni fatte dal senatore Presutto, adesso c'era un tema relativa alle convenzioni di ADER, in realtà lì lo accennavo forse troppo velocemente, il passaggio, proprio la supplenza di ADER nei confronti della difficoltà gestionale dei comuni consente ai comuni di non dover sottoscrivere di fatto convenzioni con ADER, ma semplicemente di deliberare l'affidamento ad ADER della riscossione. La scelta di deliberare o meno questo affidamento è una scelta, permettetemi, politica di ogni singolo comune, se gesti farsi gestire la riscossione da un ente nazionale centrale, sebbene con articolazioni territoriali, o scegliere di affidarlo o gestirlo in proprio. È chiaro che anche la dimensione dei comuni può essere tale che, anche da un punto di vista di immediatezza, di riscontri, eccetera, preferiscono tenerla in proprio o affidarla a riscossori privati attraverso la evidenza pubblica. Oggi sicuramente la riscossione affidata ad ADER, permettetemi, ma non è diciamo, un mercato, dicevo, però è un dato di fatto, ha un costo inferiore. Nel momento in cui il Parlamento ha scelto di caricare sulle oneri di finanza generale pubblica il costo di gestione dell'ente di riscossione, l'ente di riscossione ha un costo che non grava sull'ente locale laddove venga affidato questo viceversa, l'eventuale società a cui viene affidato, il soggetto privato a cui viene affidato, evidentemente avrebbe un costo più che legittimo, insomma, questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda
le sollecitazioni fatte dall'onorevole Fragomeli, e l'aggiornamento del catasto è anche qui mi rifaccio a quanto detto, credo, diciamo successivamente alla senatrice Ferrero. L'aggiornamento del catasto è costante attraverso questa interlocuzione dei comuni, e se gli accenni erano alla delega che è in discussione, chiaramente oggi l'eventuale aggiornamento di una rendita secondo le attività proprie istituzionali dell'Agenzia Entrate di Riscossione, che ha incorporato, ricordo, l'Agenzia del Territorio, che è il soggetto deputato all'aggiornamento catastale, sostanzialmente insieme a tutta quanta la compartecipazione degli enti locali. Oggi l'eventuale rendita modificata, aggiornata, attribuita all'immobile del cittadino X ha effetti da subito. L'eventuale invece entrata in vigore di un'ipotesi per cui si prevede che tutti questi aggiornamenti siano congelati per far valutare in un secondo momento l'opportunità o meno di avere una loro vigenza da parte del Parlamento nei confronti del territorio, sostanzialmente avrebbe un effetto appunto che tutte le attività di aggiornamento che vengono fatte tempo per tempo in questi anni non avrebbero effetto sul territorio. Quindi oggi tutta la nostra attività ha un effetto sul territorio e sui contribuenti, perché io vado dal soggetto X, gli aggiorno e gli attribuisco una rendita, e da domani quel soggetto X ha quella rendita, e su quella rendita discendono tutti gli effetti fiscali. Domani tutta l'attività di analisi relativa a quella rendita viene sospesa perché viene rimesso al Parlamento del 2026, la scelta se valutare che se quegli effetti sul territorio, come diceva la senatrice Ferrero, sono eccessivamente onerosi o se sono sostenibili o che valutazione, ma è una scelta che viene fatta in un secondo momento. Mentre oggi quella scelta è immediata, tempo per tempo, tutti i cittadini che vengono accertati, diciamo, da parte del catasto hanno effetti sul loro portafoglio. Quindi questa è una cosa corretta, insomma. Per quanto riguarda invece la parte sempre suggerita dall'onorevole Fragomeli relativa alla digitalizzazione dei nostri processi, io questo devo riconoscere l'importanza delle scelte fatte dal Parlamento dal 2015 a oggi, perché se vi fermate con la vostra attenzione e memoria a un'epoca relativamente recente, cioè fino al 2015, nel nostro paese non esisteva la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia Entrate, non esisteva la dichiarazione precompilata dell'IVA da parte dell'Agenzia Entrate, non esisteva la tenuta dei registri contabili da parte dell'Agenzia Entrate, non esisteva la fatturazione elettronica con la tenuta di tutti gli archivi di fatturazione dell'Agenzia Entrate, non esisteva la trasmissione elettronica del corrispettivo con l'obbligo dei soggetti commercianti di tenersi le bobine degli scontrini e compagnia cantante, e che invece adesso c'è. Non esistevano tutta una serie di utilizzi di procedure automatizzate come rateizzazioni online, i pagamenti online e tutto quello che è stato fatto. Non esistevano i sistemi di videochiamate e sportelli virtuali per cui adesso si può prenotare un link attraverso il quale io mi collego all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia Entrate di Riscossione e comunico e posso inviare documenti. Tutto questo è frutto di scelte del Parlamento e dei governi che si sono succeduti e di attuazione da parte dei colleghi di Agenzia Entrate e Agenzia Entrate di Riscossione, e quindi questo dobbiamo riconoscere: il nostro Paese ha corso in maniera molto molto veloce, perché quello che è, con tutti i suoi difetti, però il sistema fiscale inteso come servizi resi al contribuente di oggi è infinitamente distante da quello che era fino a solo il 2015. Tutto questo adesso è implementato, adesso a quello faceva riferimento il senatore Fragomeli, anche la possibilità di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che dovrebbero, e questo devo tranquillizzare perché è doveroso da parte nostra, i contribuenti, non è il grande fratello che decide chi accertare, è semplicemente cercare di rendere il più possibile operanti tutti quei filtri e le valutazioni dei dati disponibili da parte dell'Agenzia Entrate, all'esito dei quali però c'è sempre un intervento umano da parte quindi di qualcuno dell'Agenzia Entrate, è sempre garantito un contraddittorio col contribuente. Quindi non è
un grande cervellone elettronico che sceglie a chi mandare l'accertamento e a prendere i soldi dal conto corrente. No, è semplicemente cercare di lavorare, cercando di ridurre al minimo quello che è invece l'errore umano attraverso delle macchine che funzionano in maniera molto più veloce e molto più approfondita, che è appunto quella dell'intelligenza artificiale. Credo che ho risposto anche alle domande della senatrice Ferrero poi nel corso delle cose. Quindi io, Presidente, credo di aver risposto a tutto. Io ringrazio nuovamente l'avvocato Ruffini e i suoi collaboratori per l'esauriente relazione, per la disponibilità anche data, dimostrata nel rispondere alle domande dei commissari. Dispongo che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti.